Allora, con una miss tutt'altro che affascinante, scusate, facciamo un video su questo rutto di partita. Allora, io oggi sono incazzato. Sono incazzato con la mia squadra, perché questa è una partita che abbiamo perso, ma una partita che meritavamo di vincere nettamente. Abbiamo giocato praticamente solo noi. Il Napoli ha fatto pochissimo, ha fatto pochissimo. Ma noi dobbiamo fare questo TikTok del cazzo senza mai tirare in porta. Che voglio dire? Che magari questi sono i punti che abbiamo preso con la Roma, che non dovevamo prendere con la Roma, abbiamo perso oggi. E va bene, ragazzi, è così. Perdiamo con un Napoli decimato, con un Napoli che non è niente di speciale, ma proprio niente di speciale. Oggi, guarda, veramente. Se dobbiamo ragionare per mole di gioco, oggi a stento meritavano un pareggio, a stento meritavano un pareggio, invece vincono una partita perché noi non tiriamo mai in porta, porca puttana. Perché Morata deve fare, nel primo tempo deve fare il fuoriclasse di sto cazzo, Morata. Morata quando lo sbattiamo un po' in panchina, mister, che adesso mi sta rompendo i coglioni, che vuol fare Messi e non è il cazzo suo. C'è stata un'azione nel primo tempo che eravamo 4 contro 3 e lui deve fare Messi del cazzo, la mani lo ferma. E poi, e questo è per Morata. Poi voglio parlare con la società. Caro Andrea Agnelli, io vorrei che tu i coglioni li uscissi non soltanto con Conte, perché hai qualcosa di personale con Conte. Io voglio che i coglioni li esci anche in federazione. Sto parlando del calcio di rigore. Benissimo, a termini di regolamento ci può anche stare, ma quello è un rigore che ci sta solo a termini di regolamento. In pratica, chi ha giocato a calcio, quei rigori non li fischiano mai, mai, mai li fischiano quei rigori, a meno che non giochi a Barcellona o in casa del Real Madrid. Non li fischiano mai quei rigori, anche se volendo essere fiscali, a termini di regolamento ci sta. Io non mi lamento per il fischio del calcio di rigore. Io me la prendo con Chiellini. Caro Chiellini, hai già visto che l'arbitro, per quel sospetto fallo di mano sulle lamentele, va subito al VAR. Hai già visto che va al VAR. Cazzo smanacci in faccia al difensore del Napoli. Lo sai che sei sottoscopa. Lo sai, questo è il frutto a non lamentarsi mai, ad accettare tutto. E adesso non è uno scandalo quel rigore, assolutamente. È un rigore che a termini di regolamento ne hanno dato uno in una partita del Milan, ora non ricordo. Un rigore proprio da donne, da donne, da donne, che ci sta a termini di regolamento. Ma chi ha giocato a calcio, chi ha giocato a calcio, sa benissimo, a meno che non sia in malafede, che quei rigori in Serie B, in Serie C, in eccellenza non li danno mai. In Premier League quei rigori non li danno, li danno anche se a termini di regolamento ci sono. Ma a volte noi concepiamo l'arbitro come l'arbitro della PlayStation: fallo, rigore. Quello non è mai calcio di rigore. Sapete che vi dico? La ricordate a proposito di Napoli-Juventus? La famosa punizione di Maradona, quella origine da un fallo in gioco pericoloso di Scirea. Ebbene, era più calcio di rigore quello che questo. Anche se a temi di regolamento il rigore ci sta, ci tengo a ribadirlo, ma questo è un rigore figlio del fatto di non lamentarsi mai. Sappiamo che il Napoli con noi è da anni che fa questa canzone sugli arbitri, sappiamo che l'Inter è da anni che fa questa canzone sugli arbitri, noi ci stiamo sempre zitti, alla prima occasione lo prendiamo nel culo. Chiaro? Perché in una partita di Champions League mai e poi mai ti fischiano quel calcio di rigore. Mai e poi mai ti fischiano quel calcio di rigore. A meno che non sei in casa del Barcellona o in casa del Real Madrid. Quei rigori in Inghilterra non li fischiano, in Germania non li fischiano. Non li fischiano. Questo è quanto. Oddio, anche se delle volte ne fischiano di peggiori. E questa è la parentesi sul calcio di rigore, che a termini di regolamento, ripeto, c'era, ma che è un regolamento farlocco, che non applica quasi nessuno, viene applicato ai danni della Juventus perché noi lasciamo piangere gli altri, ci lasciamo buttare merda addosso e queste sono le conseguenze.
queste sono le conseguenze. Chiaro, questa è una partita. Io non ero incazzato con la partita con la Fiorentina, io non ero incazzato dopo la partita con l'Inter, perché oggettivamente ci hanno asfaltato. Che cazzo vuoi dire? Ma oggi li hai dominati senza tirare quasi mai in porta. Vogliamo, da quando ci siamo messi in testa di fare il Barcellona di sto cazzo, e queste sono le conseguenze. Non si tira più da fuori area, in area di rigore dobbiamo fare 20.000 tocchi, facciamo sempre sti cross della minchia, ma non lo so, per quanto Cristiano Ronaldo sia abile di testa, ma amico mio, Maximovic e Ramani non sono due scemi, non lo so, ma giochiamo così sempre. Sapete cosa sembriamo ultimamente? L'Inter con Icardi sembriamo ultimamente noi. Sì, avete capito bene, ultimamente sembriamo l'Inter con Icardi. O Perisic o Candreva, cross al centro. Ecco, noi siamo questi. L'unico che ha sputato sangue in campo è stato Chiesa. L'unico che ha giocato bene è stato Chiesa. Io poi non so perché Andrea ha tolto Quadrado. Lo so. Lui quando è già ammonito diventa pericoloso. Lo so. Però non. Alexandro ha anche giocato bene, ma neanche me la prendo con questi cambi qua. Io me la prendo con la società. Caro presidente Agnelli, tira fuori le palle, che io mi sono rotto il cazzo. Oggi abbiamo perso una partita che potevamo vincere per un rigore che ci sta, ma solo a termini di regolamento, ma che nella realtà dei campi di calcio non fischiano mai. Chiaro? Mai. Questo è quanto. Sto dicendo che il Napoli ha rubato la partita? Assolutamente no. Il Napoli ha giocato una partita di cuore, una partita di sacrificio. Se vogliamo, per certi versi l'ho anche meritato il risultato. Se vogliamo. Nulla da dire sul Napoli, assolutamente. Mi fa piacere per Rino Gattuso. Oggi questa è una partita che abbiamo perso noi. Io raramente mi incazzo dopo una sconfitta, ma oggi mi incazzo perché oggi abbiamo dominato l'avversario senza mai tirare in porta. Sembravamo il Barcellona di Guardiola con l'Inter di Mourinho. Sembravamo oggi. Solo che il Barcellona un gol lo fece, noi manco per il cazzo. E per favore, caro Andrea, vediamo di recuperare Paolo Dybala, perché Morata è qualche partita che è impresentabile. Ok? Raga, lasciate un like, iscrivetevi al canale.